amici dell'hockey su ghiaccio, questo è Merano Hockey Time. Questa sera, partita assolutamente da non perdere. Hockey Club Merano Pircher contro Hockey Club Appiano. Siamo con coach Max Ansoldi. Ciao Max. Buonasera, ciao. Dicevamo partita da non perdere perché? Perché l'Appiano è sicuramente una seria candidata insomma, a giocarsi questo campionato di Serie B. Sicuramente venire a Merano anche per l'Appiano non sarà facile, però insomma abbiamo visto un po' di numeri, questo Appiano ha l'attacco più forte del campionato. Sì, l'Appiano è senza dubbio una delle squadre meglio attrezzate quest'anno, l'avevo già detto all'inizio, hanno un attacco molto forte ma da non sottovalutare neanche la difesa, hanno preso pochi gol e ne hanno fatti tanti. E in più è sempre stata negli ultimi anni è sempre stata la nostra bestia nera, quindi ci vorrà un super Merano, ecco, un super Merano. Solita domanda, come siamo messi con l'infermeria? Come al solito, sempre tanti infortunati, però non deve essere una scusa, i ragazzi che mancano, ho altri ragazzi che appunto si allenano tutti i giorni per essere pronti in queste situazioni e so che non mi deluderanno. Anche perché il morale è molto alto, insomma arrivate da una bella vittoria in quel di ora, quindi insomma la forma c'è, il morale pure. Sì, il morale è alto, bisogna stare attenti a non essere troppo appagati per le ultime vittorie. Oggi giochiamo con la squadra forse meglio attrezzata del campionato, ripeto, non per nasconderci, non abbiamo nulla da perdere ma vogliamo vincere, in casa vogliamo vincere. Posta in palio decisamente alta questa sera al Merano Arena fra Hockey Club Merano Pircher e Hockey Club Appiano. Inizio di partita dove le due squadre si rispettano molto. Il Merano va addirittura per ben due volte in inferiorità numerica, ma la difesa meranese fa sempre buona guardia. Partita decisamente interessante dal punto di vista tecnico, molto bella. Si va da una parte all'altra in continuità, partita molto viva con finale di partita decisamente di marca meranese, ma al 18:30 è fatale un contropiede dell'Hockey Club Appiano dove nulla può il gol meranese quagliato. Quindi ospiti in vantaggio, finale di primo tempo, Appiano 1, Hockey Club Merano Pircher 0. Inizio di secondo tempo col Merano che stenta, fa fatica ad uscire dalla propria area, complice anche le varie penalità, quindi Merano che gioca in inferiorità parecchi minuti, trova l'occasione con Mitterer ma il portiere avversario è bravo a parare. Capitan Gruber ci mette tutta la sua esperienza per bloccare un avversario lanciato a rete, ma nonostante ciò il 15:56 su grandissima parata di Quagliato che però sul rebound è lesto il giocatore avversario dell'Appiano a insaccare, quindi 2-0 per l'Appiano, ma al 18:33 ancora l'Appiano su errore clamoroso del Merano lancia un proprio giocatore a rete e non sbaglia. Risultato molto pesante per il Merano. Alla fine del secondo tempo gli ospiti dell'Appiano sono in vantaggio per 3-0. Inizio di terzo tempo ancora condizionato dall'inferiorità numerica. Il Merano gioca sempre sotto di un uomo e fa fatica chiaramente a impostare il gioco. Al 13:12 arriva il sigillo
della Piano che insacca e porta a 4 le reti per l'Hockey Club Appiano e di conseguenza chiude praticamente la partita. Davvero serata da dimenticare per gli uomini di Max Ansoldi, che sono incappati in una serata davvero brutta e nervosa, se vogliamo. Non è riuscito ad impostare il bel gioco a cui ci aveva abituato, quindi settimana sicuramente intensa e da rivedere per questi giocatori di Max Ansoldi. Questa Piano gioca un bel hockey e merita sicuramente la posizione in cui sta. Certo, è vero anche che questa sera tutti i gol della Piano partono da ingenuità meranesi. Quindi comunque bravo e lesto a sfruttare tutte le occasioni. Noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo, partita di Coppa Italia, Hockey Club Merano Pirker contro Hockey Club Renon. Dal Merana Arena è tutto, risultato finale, Hockey Club Appiano 5, Hockey Club Merano Pirker 0.